aziende italiane vogliono capire come poter sfruttare la realtà aumentata e la realtà virtuale. Ma in Italia tutto procede molto lentamente. Come possiamo velocizzare l'entrata di queste nuove tecnologie nella nostra quotidianità? Come accelerare l'adozione di AR/VR? Dobbiamo ricordarci che questa tecnologia fu concepita per la prima volta 50 anni fa, nel 1968, e ci sono voluti 40 anni prima di iniziare a vederla entrare nel mercato. Queste tecnologie richiedono tempo prima di essere adottate. Io stesso ho iniziato questo viaggio nella realtà aumentata oltre 12 anni fa e le cose non sono state veloci quanto avrei voluto. Ma se guardiamo quello che sta succedendo nell'ultimo anno, sia la realtà aumentata che la realtà virtuale ci stanno dando la sensazione che sia arrivato il loro momento, il momento della loro crescita. E che questo momento sia davvero vicino. Lo vediamo prima di tutto dal fatto che oltre il 70% delle grandi società del mondo si stanno già interessando alla AR/VR e la stanno adottando o progettando di adottarla nell'anno successivo. Se lo guardi dal lato dei consumatori, nell'ultimo anno c'è stata la vendita più alta di visori per la realtà virtuale che abbiamo mai visto. E stiamo parlando di milioni. La realtà aumentata è già nelle mani di moltissime persone, perché è già nei dispositivi mobile e sul tuo smartphone puoi vedere la realtà aumentata. Ci sono quasi 1 miliardo di persone oggi che hanno provato la realtà aumentata sui cellulari, anche se solo per divertirsi con Snapchat o con i filtri di Instagram, o è stata utilizzata nell'e-commerce, quando vuoi provare ad acquistare qualcosa, sia che si tratti di bicchieri, di trucchi, di orecchini, scarpe, o perfino il divano da mettere nel tuo salotto. Puoi provare tutte queste cose prima di comprarle, e l'esperienza per l'utente è migliore, ed è anche molto meglio per chi vende quei prodotti. Così l'acquisto è aumentato considerevolmente, solo nell'ultimo anno. È stato previsto che entro il 2020 1 miliardo di persone la utilizzeranno in maniera attiva e quindi vedremo ogni giorno persone che la utilizzano per qualsiasi cosa, dai giochi al commercio, alla formazione e molti altri casi d'uso. Il mondo editoriale si sta domandando come poter utilizzare la realtà aumentata e la realtà virtuale per unire la carta al digitale. Cosa possiamo aspettarci nel 2020 in questo settore applicabile all'editoria? L'idea con la realtà aumentata è quella di combinare le informazioni che provengono da internet con il mondo fisico. E quando si parla di editoria, ha molto senso avere giornali, riviste o qualunque altro prodotto cartaceo che tu possa stampare. Possiamo avere molte più informazioni su un argomento attraverso la copertina. Con la realtà aumentata, quando utilizzi uno smartphone, puoi inquadrare l'immagine della pubblicazione e vedere molte più informazioni, che prendono vita, quasi come in Harry Potter, dove il giornale mostra una foto che in realtà diventa live. E tu puoi vedere davvero le persone muoversi. Questa tecnologia in realtà esiste ormai da un po' di tempo, quasi un decennio. Penso che adesso siamo arrivati al punto in cui la tecnologia è matura ed è abbastanza stabile. Chiunque può crearla, avere grandi strumenti di sviluppo e migliori basi per creare ottimi contenuti. Adesso tocca a chi sta là fuori adottarla. E quest'anno vedremo alcuni dei principali giornali, come il New York Times, o USA Today, o il Times Magazine, che la utilizzeranno continuamente. Hanno un'app che mostra le esperienze di realtà aumentata e realtà virtuale, quindi sta già accadendo. Penso che avremo un'adozione davvero ampia nei prossimi anni. Vedremo molte persone che sapranno di questa possibilità e saranno interessati alla realtà aumentata. E ci saranno molti creatori e molti contenuti. Penso che diventerà una tendenza dominante, che interagirà con le applicazioni dei giornali e delle riviste attraverso l'interfaccia della realtà aumentata. Ci
Ci puoi parlare di come nasce l'AUE e di quello che la tua esperienza decennale nell'organizzazione di questo evento ti porta a prevedere che accada nei prossimi anni nel campo della realtà aumentata e realtà virtuale? Dunque, la storia dell'AUE inizia 10 anni fa con un piccolo raduno di appassionati di AR. E da allora è cresciuto fino a diventare il principale evento per l'industria, evento dove i professionisti si riuniscono per fare affari. Tu stesso puoi trovare clienti, ottimi partner di lavoro, nuove idee per il tuo lavoro e trovi ispirazioni per conoscere questa tecnologia. E da allora è cresciuta in USA, in Europa, Asia, Israele. E ci sono anche incontri mensili attivi in 12 città del mondo. La prossima città dove si terrà l'incontro in realtà è Milano. Veniamo presto. Quindi cerca l'evento e speriamo che riuscirai ad unirti a una delle riunioni mensili, dove si possono vedere alcune demo di diverse aziende, condividere insieme le esperienze, conoscere le aziende e le persone e lavorare in questo settore insieme. Quindi stiamo arrivando, ma il futuro di AUE è veramente un grande cambiamento. Stiamo andando in una nuova dimensione. AUE è dove AR e VR raggiungono tutti. E non è più per un piccolo gruppo di persone, ma è diventato qualcosa che tutti utilizziamo ogni giorno. Quindi la nostra missione per i prossimi 10 anni è davvero quella di portare questa sorprendente tecnologia spatial computing a tutti nel mondo. Grazie molto. Mi chiamo Ori Imbar e a presto. E spero di vederti in uno degli incontri o a qualche evento.